Buonasera amici di Teleprima, ben ritrovati a Prima Serie A, eccoci qui prontissimi per parlare di tutta la settimana del Napoli, una settimana tipo ma anche di Europa League, di Champions e delle ultimissime in Serie A con un weekend veramente di fuoco. Napoli reduce dalla bella vittoria contro il Bologna, ma adesso arriva un trittico di partite veramente impegnative e si inizia subito con il Milan. Prima di tutto però sigla. Eccoci qui ritornati dopo la nostra consueta sigla, quindi iniziamo subito con tutti i nostri temi e vi presento come sempre il mio parterre immancabile Giovanni Gaudiano. Ciao. Buonasera Alessia, buonasera a tutti, buonasera Mauro. Hai spoilerato subito l'ospite. Vabbè, ma ho detto solo Mauro, non ho detto il cognome, ma insomma ci conosciamo da un po' di tempo, quindi era giusto salutarlo. Giustissimo, infatti siamo felicissimi, ben ritornato negli studi di Teleprima, Mauro Guerrera, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Giovanni, visto che mi hai salutato, ricambio volentieri il saluto. Grazie Mauro. E ci voleva, una settimana importante per il Napoli che è tornato alla vittoria, anche se ormai sembra passato tantissimo tempo perché abbiamo subito voltato pagina, infatti un trick di partite molto impegnative per gli azzurri, si inizia subito domenica sera in trasferta a San Siro contro il Milan, però partiamo con calma. Infatti Mauro, in primis volevo sapere da te il punto sul momento del Napoli, questo Napoli che è tornato alla vittoria, ma tutte le problematiche sono passate oppure c'è ancora qualcosa da limare? No, le problematiche non sono passate tutte perché è ancora troppo attendista Gattuso, deve capire che il Napoli è una squadra che deve giocare a calcio, gli piace giocare a calcio, deve essere propositivo, non aver paura dell'avversario. E il Napoli è una squadra tecnica, diciamoci la verità, non è capace di gestire la partita, non è capace a gestire la fase difensiva, infatti prendiamo gol spesso e volentieri anche dall'avversario meno dotato. E questo dovrebbe far riflettere Gattuso, soprattutto la partita con l'Inter, quando in dieci uomini abbiamo messo sotto quella che oggi si appresta a vincere lo scudetto. Con il Granada, col secondo tempo, quando il Napoli ha deciso di giocare da Napoli, l'ha messa sotto e ha rischiato anche di poter rimontare la qualificazione. Quindi Gattuso deve capire che Napoli è una squadra alla quale piace giocare in attacco, alla quale piace proporre gioco. Se continua a fare, come ha fatto nelle ultime gare, mettersi lì in attesa degli eventi, questo trittico potrebbe non avere gli effetti sperati. Quindi auguriamoci che quel poco che si è visto di buono nel Bologna, cioè quando il Napoli ha provato a fare la partita, Gattuso lo conservi e soprattutto cerchi di farlo in queste tre partite fondamentali per il futuro del Napoli. Ecco Mauro, molti infatti puntano il dito proprio nelle prestazioni degli azzurri. Un Napoli troppo attendista, un Napoli che spesso non riesce a concretizzare il vantaggio che ha, che molto spesso nonostante riesca a conquistare un buon vantaggio in termini di gol, rischia comunque di subire appunto una rete che poi lo destabilizza al contempo. Quindi vediamo molto spesso dei veri e propri blackout anche in difesa e a centrocampo, e soprattutto questa costruzione dal basso che proprio non piace a nessuno, che però Gattuso, complice anche l'assenza dei tifosi, invoca a gran voce. Beh, purtroppo, lo dico purtroppo perché è una cosa, è un sistema che non mi piace, questo della partenza dal basso, ma la fanno tutte le squadre oramai. Il discorso è come si fa. Purtroppo, lo ribadisco ancora una volta, subiamo gol proprio con errori spesso individuali, anche gravi, nell'appoggiare la palla al compagno. È successo proprio con il Bologna l'ultima volta, che non è l'ultima, ma è l'ultima di una lunga serie. Quindi, certo. È una cosa che, però ripeto, è una cosa che fanno tutti, quindi dobbiamo accettarla come la nuova moda del calcio moderno. Però ripeto, se ci sta qualche difficoltà, qualche volta spazzare via la palla come si faceva una volta, si diceva all'Avanti Savoia o alla Viva il Parroco,
Non, diciamo che nessuno si arrabbia perché se serve evitare un gol, ben venga questo allontanamento del pericolo dalla propria area di rigore. Aver preso un gol come quello preso dal Bologna, diciamoci la verità, non solo scoraggia i tifosi, ma comunque mina anche la serenità, la tranquillità della squadra. Per fortuna si era già sul doppio vantaggio, quindi diciamo, non ha compromesso la partita e soprattutto abbiamo avuto la fortuna di segnare quasi subito il terzo gol. Però sono errori che si possono evitare e vanno assolutamente evitati, soprattutto adesso che affronteremo tre squadre con attaccanti comunque cinici, bravi e anche i cosiddetti marpioni che sanno come attaccare il Napoli. Soprattutto hanno imparato che il difensore che imposta l'azione di solito è Koulibaly. Il centrocampista che arretra a prendersi la palla è Demme, quindi nel momento in cui vanno in pressing su questi due calciatori, le difficoltà aumentano. Vanno in difficoltà, assolutamente sì. Giovanni, domanda da $1 milione, cosa ti è piaciuto della gara contro il Bologna? Non che non ti è piaciuto. Poco, Esatto, lo poco, molto immaginavo. poco, ma molto poco non perché, allora partiamo da un concetto, il risultato è quello che conta. Nel calcio l'abbiamo detto più volte e quindi il risultato è stato positivo e è andata bene. Almeno Però, questo c'è. come diceva giustamente Mauro, sul 2-1 abbiamo avuto l'opportunità di fare il 3-1 e chiudere la partita, ma prima loro hanno avuto l'opportunità di pareggiare qualche 1 o 2 minuti prima e se quella partita l'avessimo pareggiata, oggi di cosa staremmo parlando? Perché il problema è questo. Cioè, il Napoli non è una squadra, come diceva Mauro, che sa difendersi. Ormai è una cosa, credo, che possa dirsi acclarata, non ci sono dubbi su questo punto. Evidentemente, però, l'allenatore la pensa diversamente, in alcune partite giostra in maniera diversa i giocatori. Poi ci sarebbe da fare un discorso perché non sappiamo difenderci. Quando l'altro anno fu preso Manolas, su tutti i giornali leggevamo che la coppia centrale del Napoli, Koulibaly e Manolas, era la più forte del campionato. All'atto pratico così non è stato, perché sono due giocatori che evidentemente non si completano. Sì. Non è con questo che sto per dire che io avrei tenuto Albiol fino alla pensione. Ma Albiol col Villarreal, che probabilmente accederà ai quarti di Europa League, continua a essere uno dei giocatori di maggiore rendimento. E quindi mi domando, era necessario spendere i 30 e passa milioni di Manolas e non magari fare 2 anni ancora il contratto ad Albiol e poi magari trovare uno come Ramani e farlo crescere all'ombra di un giocatore tecnico e capace come è stato ed è ancora Albiol? Perché poi il problema di partire dal basso, e penso che Mauro su questo possa anche lui poi dopo intervenire, si scontra col fatto che noi abbiamo i due centrali che non hanno questo gran gioco di rilancio, non sono precisi. Deve venire Demme quando gioca Demme, però giustamente la squadra avversaria se lo aspetta e lo marcano, lo chiudono. Sui laterali non ne parliamo proprio perché praticamente i laterali del Napoli non sono i laterali che tutti pensavamo, che abbiamo un Di Lorenzo che non è né un difensore né un attaccante, è un giocatore a metà. Probabilmente in un sistema di gioco diverso renderebbe di più, però guardiamo all'atto pratico oggi, non rende, come non rende Mario Rui che sta avendo anche dei contrasti con l'allenatore, da quello che sappiamo, per cui poi come dire, la favola del portiere colombiano che sa giocare con i piedi, io anche la partita col Bologna l'abbiamo visto, ma quello è un portiere che sa giocare coi piedi, cioè, ma fatemi capire, cioè, se dobbiamo ritornare alle elementari a guardare i fondamentali di come si gioca il calcio, io non credo che Ospina sappia giocare coi piedi, non penso proprio. Allora a quel punto lì, perché non far giocare Meret? E torniamo al discorso che l'allenatore è in contrarietà, in contrasto con la realtà. Perché lui fa giocare il Napoli difensivamente e non siamo una squadra che sa difendersi.
Lui fa giocare Ospina piuttosto che Meret e non è migliore con i piedi del giocatore che certamente ha meno esperienza Meret, ma è universalmente, almeno in Italia, considerato un portiere giovane di prospettiva. L'altra volta l'ho detto, ho parlato con Dino Zoff che ha detto che secondo il suo punto di vista Meret è più forte di Donnarumma. E noi ci fidiamo. Voglio dire, se lo dice Zoff, Gattuso pensa di essere in condizioni di poter dire qualcosa di più. Allora, se questa è la situazione, vuol dire che ci troviamo a parlare per partito preso e le cose non vanno bene. Come anche da qualche settimana, per necessità, sta giocando Rahmani. Se gioca con Koulibaly, che fisicamente tiene, il giocatore sta cominciando a esprimersi. Sì, sta giocando bene. Sta cominciando a esprimersi. Allora, perché tenerlo per 20 partite dimenticato in panchina? C'è da chiedersi. E far giocare Maximovic, che a fine anno può andare dove vuole. Cioè, che il nostro allenatore cosa pensa? Durante la settimana, quando deve fare la formazione, quando deve scegliere gli uomini, quando deve creare un gruppo. Questo è quello che io gli vorrei chiedere. E se forse lui ha delle risposte, io accetterei il suo contraddittorio, ma all'atto pratico quello che vediamo quando guardiamo la partita somiglia più a quello che dico io che a quello che pensa lui. E indovina a chi facciamo rispondere? A Mauro, ovviamente, sarà il tuo Gattuso per una sera. Piccola postilla, io Albiol fino alla pensione l'avrei tenuto, sinceramente. Però su Albiol bisogna anche considerare quanto lui abbia desiderato tornare in Spagna, perché verissimo. Poi dobbiamo anche considerare questi ragazzi, comunque erano da 7 anni lontano da casa, quindi ci sta che magari potrebbero aver espresso il desiderio. Voglio chiudere la carriera nella mia patria, certo. Quindi bisogna anche valutare questa cosa qui. Però giustamente, come diceva Giovanni, al di là del fatto che secondo me il grave errore è stato commesso all'arrivo di Ancelotti, nel passaggio da Sarri ad Ancelotti andava secondo me rivoluzionata totalmente la squadra e ripartire da capo con gente più affamata, con nuovi stimoli, con persone desiderose comunque di mettersi in mostra. Invece questa fame, questa voglia di questo stimolo, ho visto un po' una curva discendente nel Napoli. E non vedo più giocatori, almeno sono pochi quelli realmente affamati di voler dare qualcosa a questa città, a questa maglia. E questo mi dispiace molto, perché poi in passato abbiamo visto veramente per 7 anni calciatori che quella maglia se la sono cucita addosso e hanno veramente dato tutto loro stessi per poterla portare in alto. Cosa invece non so, almeno questa è la mia percezione, non sto notando in questi ultimi 6-7 mesi. Su Gattuso posso dirti una cosa, Giovanni, secondo me sembra un controsenso, ma quella vittoria della Coppa Italia è stata bella, perché vincere un trofeo, ragazzi, è sempre bello, ci mancherebbe, però è stato forse più un danno, perché lui ha vinto la Coppa Italia in maniera attendista, difensivista, con le ripartenze, ha detto questo è il percorso che deve fare il Napoli, però un conto è quanto è successo dopo uno stop per pandemia. Un'altra cosa invece è iniziare una stagione con un obiettivo, almeno il quarto posto, dove bisogna giocare obbligatoriamente per vincere, soprattutto con le medio-piccole. E non sempre abbiamo visto questo tipo di gioco, o quantomeno tante volte siamo stati messi in difficoltà anche da squadre decisamente inferiori sulla carta rispetto a Napoli, ultimo il Sassuolo, perché è vero che abbiamo buttato via 2 punti per una sciocchezza individuale, però se riguardiamo la partita, quella vittoria non sarebbe stata meritata. Non possiamo dire che Sassuolo sia superiore a Napoli per rosa e tante altre cose, però come il suo modo di giocare ha dimostrato di avere un qualcosa in più dalla squadra di Gattuso. Quindi Gattuso, ripeto, al di là che possa rimanere o meno, che possa essere esonerato o meno, finché resterà allenatore del Napoli deve avere il coraggio di puntare alla vittoria contro chiunque, anche con il Milan, anche con la Juventus, anche con la Roma, perché tanto sono squadre che se tu giochi in maniera anche attendista o difensivista, chiamiamola come vogliamo, cambia poco il concetto, alla fine c'hanno quei giocatori e con lo spunto individuale il golletto te lo fanno sempre. A questo punto giochiamoci la partita e vediamo cosa ne esce fuori. E via. L'abbiamo visto con la Juventus in Supercoppa, siamo messi là in attesa di poter avere la nostra occasione, alla fine l'abbiamo persa lo stesso, allora a questo punto giochiamocela. Tanto perso per perso non abbiamo più nulla da perdere. Proviamo a vincere questa, almeno magari 2 partite sarebbe già un grande risultato,
però almeno portare il minimo sindacale a casa, i 4 punti, una vittoria e un pareggio. Secondo me sono il minimo obbligatorio che deve fare il Napoli in queste 3 partite, e per farlo bisogna andare lì con la mentalità, la personalità di chi vuole imporre il proprio gioco, di chi vuole portare a casa il risultato. Assolutamente, vai Non Giovanni che volevi entro nel rispondere. merito, perché sapete che io pronostici non ne faccio, perché No, poi ne non, parliamo ne dopo. parliamo. Ne No, ma il mio, parliamo. No, attenzione, non è un pronostico, no, eh. La, la, il non mio, avete allora, appunti, No, diciamo. dico, No, ma io dico non è quello, entro. se vogliamo continuare a sperare di Sì, poter sì. lottare per la Champions, meno No, di dico non 4 punti entro. non Non si sono può, ammessi. non entro neanche nel conteggio dei punti che ci servono, non lo voglio fare. Perché invece voglio tornare su un argomento che tu hai giustamente rilevato, che è quella della vittoria della La Coppa coppa. Italia. Quella vittoria della Coppa Italia ha significato una serie di cose, perché probabilmente senza quella vittoria, tenuto conto che saremmo arrivati forse settimi, sesti, settimi, saremmo andati ai preliminari, forse Gattuso, il presidente poteva pensare addirittura di cambiarlo. Già, Certo. e quindi questo ha determinato una scelta sul tecnico di lasciarlo al suo posto, credo. Non ne sono sicuro perché questo bisognerebbe Al chiederlo al presidente. presidente. Però è ragionevole pensare che questa sia stata un po' la molla. Poi ha determinato un'altra cosa importante, quella che, e anche questo è un argomento che tu hai lanciato, quella del mancato rinnovamento della squadra in un certo senso. Perché? Se vogliamo, rispetto alla squadra che aveva Sarri, che ha fatto i 91 punti, oggi in campo ci vanno due o tre giocatori all'incirca della rosa effettiva. Quindi un rinnovamento, volendo, c'è stato. Ma è stato un rinnovamento che è cominciato, per strana ragione, il giorno dopo che a novembre Ancelotti è andato via e il presidente a gennaio ha preso dei giocatori e poi ha continuato a prenderli in questa sessione di mercato. Prima l'allenatore, che comunque aveva fatto secondo in classifica e che comunque aveva chiesto, io ricordo a tutti che Ancelotti disse: non sarò io che farò cambiare i bilanci a questa società. Cosa voleva dire? Che lui aveva fatto delle richieste, non potevano essere esaudite perché erano giocatori che costavano molto, che avevano ingaggi di un certo tipo, e lui si era accontentato il primo anno della rosa che gli avevano allestito, senza Rodriguez, che lui aveva chiesto vivamente. Ora, quando poi dopo è andato via, ha detto: io ho fatto un solo errore. E non ha mai voluto dire quale fosse Quale? questo errore. L'errore è stato questo, quello di accontentare il presidente, cioè di dire: vabbè, dobbiamo andare avanti, adesso lascio le Va cose bene così, va bene comunque. comunque. Non va bene con De Laurentiis. Con De Laurentiis questo discorso non va bene, perché non va bene con nessun imprenditore. Bisogna fare un discorso e dire: vuoi fare un programma? Dove vuoi arrivare? Io per arrivare a quel programma ho bisogno di questi giocatori. La prova provata, come si suol dire, è che poi i giocatori che sono stati presi anche dietro consiglio forse di Gattuso, non lo so, non credo tutti, ma per esempio tra i giocatori presi c'è Lobotka, che è un giocatore che già dalla fisicità ci fa capire che non so se era un giocatore da prendere, dal tipo di fisico così. Non avevamo un problema sulla sinistra e permane. Ce l'abbiamo ancora. Purtroppo poi Gullam si è fatto male di nuovo quando sembrava si stesse riprendendo, ma qualcuno dice ha forzato per dimostrare che era di nuovo e si è rotto l'altro ginocchio. Quindi il discorso da farsi è che noi possiamo qua stare a disquisire: è colpa di Gattuso, è colpa di Ancelotti, non ha saputo fare questo, non ha saputo fare quest'altro. Il discorso da farsi va sempre allo stesso punto: la società non fa il suo lavoro, non lo fa bene. L'ha fatto bene sino ad oggi dal punto di vista finanziario, e i bilanci ne hanno dato ragione. Adesso, con questa situazione anche del contagio, le cose stanno un po' cambiando, con un parco giocatori che non è, alcuni che potevano essere ceduti non sono stati ceduti e quindi adesso valgono meno. È vero che anche a bilancio hanno un appostamento con un valore inferiore,
il Napoli, seppure li vendesse, non introiterebbe i soldi che poteva prendere. Ma è stato questo l'errore di De Laurentiis, il principale errore, perché finché De Laurentiis ha agito con la sua testa, E tu pensi che, il calciatore migliore. Scusami, ma tu pensi che l'abbia fatto perché ha ascoltato chi gli consigliava di non Secondo me farlo? sì. Io ho questa vaga sensazione, perché lui finché ha ragionato cedendo il giocatore migliore per investire poi i soldi e migliorare la squadra, il Napoli è rimasto competitivo, ha avuto sempre un trend di crescita. Nel momento in cui ha provato a secondare la piazza, secondo me, non vendendo Koulibaly, quando secondo me davanti a un'offerta di 60, 70, 80 milioni, non credo 100 milioni, ma 60, 70 milioni sicuramente Poteva essere saranno venduto. stati offerti, quel giocatore va ceduto, anche perché Bon Benitez ci ha dimostrato che con i 64 milioni di euro di Cavani si può costruire una squadra forte che dura da 7 anni. L'importante è avere le giuste conoscenze, avere i giusti agganci, perché anche quella mi dispiace dirlo perché comunque ho parecchi amici procuratori, è una figura che nel calcio a me non piace tanto, però può non piacere a me, ma a un presidente che con i procuratori ci deve lavorare gomito a gomito. Non dico di andarsi a mangiare una pizza o andarsi a fare le vacanze insieme, però i buoni rapporti vanno conservati perché sono i procuratori che ti portano i calciatori. Certo. Allora, ad esempio, pure molti si stanno preoccupando che se non andiamo in Champions, ridimensionamento, ma non è detto sia tecnico il ridimensionamento, perché senza Champions a Napoli è venuto Lavezzi, senza Champions a Napoli è venuto Koulibaly. Senza Champions è venuto Hamsik, addirittura Hamsik l'avesse senza neanche le coppe europee. Senza Champions è venuto Jorginho, è venuto Goulam. Quindi se si è competenti, se si ha conoscenza dei calciatori e anche i giusti agganci nel mondo del calcio, si può costruire una squadra anche con pochi soldi. Però Mauro, io insisto, lui ha delle responsabilità e ti dico, ti faccio un esempio, parlo del presidente. Quando a un certo punto sembra ci sia stata l'offerta per Haaland, che poi lui ha ceduto quest'anno proprio ad Ancelotti, a una cifra che dicono sia la metà di quella che aveva offerto il Paris Saint-Germain. Qual era la ragione di non cederlo? Perché avrebbe dovuto impiegare quei soldi per andare a prendere un giocatore tipo Barella. E il problema è che lui si preoccupa sempre dell'investimento che deve andare a fare in ragione di quello che lui introita dalla cessione. E io sono d'accordo con te che facendo bene il lavoro si possono trovare delle alternative che non hanno costi esosi e neanche ingaggi in prima battuta di grande livello. Il problema, questo l'abbiamo discusso prima, il problema è poi vedere il tuo staff. Che capacità ha di andarli a prendere Certo. questi giocatori, perché poi sappiamo che molto spesso è dovuto intervenire lui in prima persona, il presidente. Quindi è un insieme di cose, però se siamo arrivati a questo punto di questo nostro ragionamento è perché sostanzialmente è la società che ha dei problemi, poi il tecnico, ma io perché dico questo? Perché qualcuno può pensare che dai discorsi che a volte faccio io ce la posso avere con Gattuso o con... No, no, ma No, non è non è questa la questione di questione. essere obiettivi, diciamo. è questione di andare a Sull'analisi. cercare se c'è una ragione del perché certe cose non È il nostro accadono. lavoro, Giovanni, però quindi lo io dobbiamo mi fare. pongo due domande, scusami. Allora, la prima è, almeno i giornali specializzati di bilancio e finanza dicono che Napoli negli ultimi 5 anni, tra sessione invernale e sessione Certo. estiva, ha investito 565 milioni di euro sul calciomercato. Quanti campioni sono arrivati a questi 565 milioni negli ultimi 5 anni? Nessuno, perché gli ultimi sono arrivati con Benitez. Prima domanda. Seconda domanda. Se Napoli non va in Champions, c'è il ridimensionamento, eccetera. Ma noi abbiamo fatto per 4 anni consecutivi la Champions, prima di fare quest'anno l'Europa League. Di qua, il Napoli è cresciuto o invece ha avuto un trend peggiorativo dal punto di vista qualitativo della rosa? Allora il problema secondo me non è andare in Champions o non andare in Champions, il problema secondo me è conoscere dove andare a pizzicare i giocatori. Perché ad esempio adesso in tanti ne parlano perché l'abbiamo visto contro la Juventus, ma è un esempio, non, quindi non prendete questo nome come riferimento, è Riferimento. solo un riferimento giusto per dare un'idea. Quel Corona, messicano Corona del Porto, Certo. sarà stato pagato poco e niente. Teo Hernandez, il Milan, ha pagato una manciata di fave
e gli dà un ingaggio di 1,8 milioni all'anno netto. Beh, lì però... No, però no, ma ripeto, non guardiamo il nome. Non guardiamo il nome. Però se guardiamo quel tipo di nome, lì so che il Napoli aveva fatto un excursus per andare, il giocatore non è voluto venire a Napoli. No, solo come idea di colpo come di mercato. Come riferimento, cioè si può prendere anche un giocatore forte come Teo Hernandez, 1,8 milioni all'anno, e pagarlo una cifra comunque quasi irrisoria, considerando le cifre di mercato. Allora è questo che dico, quindi non prendiamo come il nome specifico, prendiamolo solo come un riferimento, che si può trovare un giocatore forte, con la mentalità giusta, affamato di voler fare qualcosa, anche a pochi soldi, ma bisogna conoscerli. No, ma questo discorso, Mauro, l'abbiamo fatto le settimane scorse, quando io dissi una sera... Il Verona è una in questo momento una cartina del tornasole per certi versi, perché Juric, cambiando tra i migliori giocatori che aveva, sta riuscendo a fare un campionato migliore. Quindi mandando via e introitando alla società dei buoni risultati economici, lui è riuscito a mantenere la squadra a un livello più che accettabile. Evidentemente, proprio in virtù di quello che dicevi tu, il buon giocatore accoppiato a un sistema di gioco, attenzione, al sistema di gioco più che al modulo, perché è il sistema di gioco che ti fa poi avere dei meccanismi e che ti mette in condizioni di giocare in un certo modo. Queste cose messe insieme con un allenatore che studia gli avversari e che non pensa di giocare sempre da solo, perché anche questo poi, ecco, qua poi torniamo nella faccenda tecnica. Se io penso di giocare con tutti gli avversari allo stesso modo, credo che sto sbagliando, certo. Perché ogni avversario ha delle peculiarità, per cui ho il dovere di capire, di cercare di annullare quelle superiorità. Certo. Non a caso, insomma, abbiamo visto in Champions che molto spesso le squadre avversarie inferiori, il Porto per esempio, che hai citato tu, giocava sulle debolezze della Juventus, certo. Proprio conoscendone e cercando di sfruttare questi appigli. Ora, se tutte queste cose poi di tutte queste cose non ne funziona nessuna. E partendo da quello che dicevi proprio tu, del fatto che non c'è più nessuno attaccato alla maglia, la situazione diventa veramente difficile e pesante. Sai cosa diceva Cruyff? Diceva Cruyff all'epoca, l'ha scritto anche nel suo libro. La prima cosa, allora, non bisogna mai pensare di prendere gli 11 calciatori migliori, ma prendere gli 11 calciatori che insieme giocano bene, certo. Sistema che dicevi tu, e seconda cosa, scegliere quelli che hanno un senso di appartenenza alla maglia che indossa. Certo. Quando riusciamo a far sposare queste due cose qui, allora possiamo avere ottimi risultati. Però su quello che dicevi ci sta anche l'altra faccia della medaglia. Ad esempio il Napoli di Sarri, con chiunque giocava, andava sempre in campo con la stessa mentalità, applicava sempre lo stesso sistema di gioco, bellissimo da vedere, sempre con gli stessi giocatori. Quindi alla fine, secondo me ci sta un altro aspetto da non trascurare. Reina, Albiol, Amsic, Higuain. C'era una spina dorsale della squadra, di personalità, soprattutto con un carisma importante da trasmettere anche agli altri compagni. Perché Amsic sembrava silenzioso, timido, ma nello spogliatoio era quello, era quello, insomma. Che aveva poi la maggior voce in capitolo. Allora, io adesso non pretendo che Napoli possa tornare a comprarsi Higuain 36 milioni, però il Reina, l'Albiol, l'Higuain, l'Amsic, alla fine, all'epoca, sono arrivati comunque con pochi soldi. Certo. Hai preso quattro giocatori che, non tanto Amsic, che comunque è cresciuto a Napoli, però Albiol, Reina e Higuain, con Caglion sulla destra, certo. Giocatori abituati a essere tarati, settati, a vincere tutte le partite perché giocavano nel Real Madrid, giocavano nel Liverpool. Non a caso, qual è il nostro giocatore migliore prima dell'infortunio? Lozano, perché Lozano, anche se il campionato olandese è di una, tra virgolette, una qualità inferiore a quelle di tanti altri campionati tipo Germania o tipo Spagna, però giocando nel PSV, la squadra che ogni anno lotta con l'Ajax e Feyenoord per vincere il campionato, è impostato per vincere tutte le partite, almeno con le medio piccole, e a dare l'anima quando poi c'è lo scontro diretto. Quindi un giocatore settato in quel modo lì, con quella mentalità lì, ma siamo sicuri che i giocatori che arrivano dalla SPAL, da Carpi, dall'Empoli, e squadre medio piccole con tutto il rispetto abbiano questa caratteristica? No, perché hanno giustamente, essendo squadre abituate a lottare per non retrocedere,
a giocare per il punticino. Certo, perché per certo. loro un punto significa mettere dalla propria parte uno scalino, formare la scala per arrivare a restare in Serie A e non retrocedere. Non solo, ma tu hai fatto il nome di 5 giocatori che sicuramente nello spogliatoio, al di là del fatto che tra di loro molti erano spagnoli o di lingua spagnola e quindi avevano creato un po' una... dicendola così in gergo malavitoso, una cupola all'interno dello spogliatoio, e oggi se lo spogliatoio ha, ammettiamo, al posto di quei cinque, quelli che teoricamente vengono indicati come i giocatori che più vengono sentiti nello spogliatoio, ci rendiamo conto che il salto indietro è in un burrone. Certo. In un burrone. Certo. Allora tutto questo insomma fa capire come si è andati come dire, verso un atteggiamento di retroguardia, cioè si è investito male, si è investito molto e male, si è, i risultati che comunque sono arrivati in una parte ci hanno consentito di dire che quegli investimenti comunque non erano del tutto negativi, perché siamo arrivati 3 anni secondi, quindi dietro una Juventus che veniva definita inattaccabile, quindi io credo che tutta questa storia, per tornare a monte, io quando parlo del calcio, forse anche un po' romanticamente, e vado guardando i campionati stranieri, dico che il modello che io, se io fossi presidente, il modello che vorrei realizzare è quello fatto al Manchester United con Alex Ferguson. Un allenatore che capace di far vincere nella sua Scozia, vincere con l'Aberdeen, che poi non ha vinto più, è un allenatore che è andato lì a costruire, cioè sono passati sotto Ferguson, anche Ronaldo, giocatori che importanti, che anche quando sono andati via non è cambiato nulla, perché sono stati sostituiti con degli altri giovani, si è guardato in avanti, ma soprattutto si è fatto un discorso a guardare sempre al futuro della squadra e della società. Questo purtroppo da noi non accade. In Italia c'è un sistema dal punto di vista calcistico, quello juventino, che ha sempre avuto la capacità di comprare i migliori giovani italiani e non. Quello Milan e Inter, dove per vincere hanno dovuto fare delle super squadre. E quello di Roma, che qualche volta ha pizzicato avendo qualche presidente illuminato come Dino Viola. Certo. E noi abbiamo avuto Ferlaino, che è stato capace di fare questa cosa. Ora, dal mio punto di vista, io penso che copiare, nel senso proprio gergale, ma insomma ispirarsi a quello che fanno gli altri e lo fanno bene, non è disdicevole, anzi, è esemplificativo di intelligenza. Perché noi non riusciamo a sistemare questa società? Io ricordo che parlando con Enrico Fedele, che viene considerato un bastian contrario, e lo dico perché insomma mi permetto di dirlo, non è una cattiveria, negativa, non è una cosa negativa. Enrico Fedele ha detto una cosa sacrosanta, ha detto ha fatto bene De Laurentiis a non prendere Ronaldo, se, cioè avrebbe fatto bene De Laurentiis a non prendere Ronaldo se però avesse costruito un centro tecnico, se però avesse costruito un settore giovanile all'altezza. Noi non abbiamo nulla, abbiamo una squadra primavera retrocessa in una società come il Napoli. Cioè, e adesso sento anche dire, dice, ma quelli poi non fanno risultati la primavera perché i migliori se li sta chiamando in prima squadra Gattuso perché gli mancano i giocatori. Ma insomma, sono tutte scuse, sono tutti ragionamenti dove non si mette in discussione la propria capacità. Io ho una domanda per Mauro prima della pubblicità. Posto che credo che nel breve periodo, quindi parliamo dell'estate, De Laurentiis non cambi radicalmente la sua linea di pensiero e quindi più o meno resti questa invariata, diciamo che potrebbe avviarsi il Napoli verso una piccola rivoluzione. Si parla dell'addio di Giuntoli, del possibile addio di Gattuso. Secondo te chi potrebbe subentrare in panchina e cosa si dovrebbe cambiare in maniera mirata, già da giugno, praticamente dall'estate?
Allora, io dico una cosa, ma adesso al di là del nome, che possa essere Juric piuttosto che Italiano, piuttosto che Sarri, la cosa importante è che venga scelto un allenatore in maniera progettuale, perché ad esempio anche la scelta eventuale di Sarri, non vorrei che Sarri sia la scelta per, così come dire, per tenere buona la Di piazza, comodo, ma sia una diciamo, scelta, sì. quella, eventualmente quella di Sarri, dice prendo Sarri perché primo anno facciamo questo, il secondo anno facciamo questo, il terzo anno proviamo a fare quest'altra cosa. Allora, se la scelta è progettuale, qualunque allenatore viene, secondo me va bene, l'importante è che il progetto sia chiaro. Ma invece la cosa importante è proprio il direttore sportivo, perché è quello che dovrebbe avere, diciamo, il ruolo importante di scegliersi, di comprare i giocatori, trattarli. Io non vorrei che Napoli possa poi getti via altri 565 milioni per non portare nessun campione in squadra. Perché purtroppo questo è successo, almeno questa è cronaca, quindi non è perché, come diceva prima lui, attaccare o difendere qualcuno. Certo. Le riviste specializzate parlano di questa cifra qui. Io non vedo nessun calciatore che mi possa cambiare le sorti di questa squadra. Abbiamo preso, lasciatemi passare il termine, un elevato numero di gregari, ma non abbiamo preso lo zoccolo duro, come dicevo prima, di giocatori capaci di trascinare i compagni, di avere una certa mentalità. Proprio per rafforzare il discorso di prima, quando è nato il vero Napoli di Sarri? Quando Reina e altri personaggi, insomma, i giocatori con una certa mentalità, lo hanno chiamato, mister, così non va bene, dobbiamo giocare in un altro modo. Sì. Da quella riunione è nato il bellissimo Napoli di Sarri, che ci ha regalato soddisfazioni, ammirato in tutto il mondo. Quindi vuol dire che anche avere questi giocatori così importanti nella squadra possono anche aiutare a aprire la mente dell'allenatore. Purtroppo in questo Napoli attuale non vedo calciatori con questo carisma da poter dire all'allenatore, mister, perché non proviamo in quest'altro modo qui, mister, perché non facciamo questa cosa qui. Sembra che tutti quanti siano lì pronti ad ubbidire come tanti soldatini, invece secondo me il confronto è importante, perché il confronto non può farlo uno qualunque, deve farlo comunque un giocatore che viene da una certa esperienza, che ha un certo carisma, una certa mentalità. In questo momento, sinceramente, non ce lo Non c'è. vedo. Assolutamente la linea è chiara, quindi direttore sportivo e calciatori di leadership. Noi intanto ci fermiamo per un po' di pubblicità e ritorniamo a Prima Serie A, tra poco. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato a solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona ASI, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritornati cari amici di Teleprima, prima Serie A, scusatemi il gioco di parole, stavamo analizzando prima di tutto il momento del Napoli, ma Milan-Napoli è ormai vicinissima, quindi andiamo a vedere il nostro servizio. La sfida di San Siro tra Milan e Napoli è il big match della giornata numero 26 di Serie A e le due squadre si affronteranno il 14 marzo alle 20:45. Momento particolarmente positivo per la formazione di Pioli, che nonostante le assenze di formazione ha prima battuto il Verona in campionato e nel pomeriggio di ieri ha giocato una prestazione particolarmente convincente nel Teatro dei Sogni di Manchester, con il pareggio finale di 1-1 che va addirittura stretto ai rossoneri. Il sogno scudetto
non è ancora tramontato, ma contro i partenopei servirà uno sforzo in più per non far scappare i rivali cittadini dell'Inter. Pioli è in emergenza offensiva anche per domenica, ma potrebbe recuperare Theo Hernandez. Doppio ballottaggio in vista. In mediana, Meite è favorito su Tonali, sulla tre quarti Samu Castillejo è in leggero vantaggio su Krunic. Dietro Rafa Leão agiranno Salemakers e il ritrovato Çalhanoğlu, confermato il consueto 4-2-3-1. Stesso modulo anche per Gennaro Gattuso, attesissimo ex dell'incontro. Il sogno degli azzurri non si chiama scudetto ma qualificazione in Champions League, e per continuare a rincorrerlo, formazione a specchio per l'allenatore calabrese con qualche dubbio negli 11 titolari. In porta si potrebbe rivedere Meret, confermata in difesa la coppia Rachmani-Koulibaly, sulle fasce Mario Rui e Di Lorenzo, tandem in mediana con Bakayoko e Fabian Ruiz, mentre alle spalle di Osimhen, favorito su Mertens, agiranno Politano, Zielinski ed Insigne. Ritrova la panchina Irving Lozano, lo ha confermato il suo entourage. Il messicano non ha i 90 minuti nelle gambe, ma può essere l'arma in più per il Napoli. Mauro, parlavamo di Milan-Napoli, poiché è giusto anche voltare pagina, ormai è davvero imminente questa nuova giornata di campionato che, abbiamo detto, aprirà per gli azzurri un trittico di partite veramente impegnative. Dove servirà la miglior squadra per Gattuso? Forfè ovviamente di Ghoulam, non ne abbiamo parlato a inizio trasmissione, ma purtroppo un nuovo brutto infortunio per il terzino. Ovviamente gli auguriamo una pronta guarigione, già ovviamente iniziato proprio nella giornata di oggi con la riabilitazione, quindi speriamo soprattutto che psicologicamente possa superare anche questo ennesimo grande ostacolo. Sì, dispiace perché comunque stava dimostrando di poter dare ancora qualcosa a questa squadra, quindi dispiace soprattutto dal punto di vista tecnico ovviamente, ma poi soprattutto dal punto di vista umano, perché veramente questo ragazzo da quella maledetta partita con il Manchester City ha vissuto un calvario non indifferente che avrebbe abbattuto chiunque, invece lui ha trovato la forza per andare avanti, speriamo che la trovi anche in questo caso qui. La partita con il Milan, io credo che il Napoli dovrebbe avere un piccolo vantaggio che sta nel fatto che il Milan ha giocato il turno di Coppa, quindi potrebbe avere, forse, almeno si spera, qualche ruggine nelle gambe, almeno nel primo tempo, poi nel secondo tempo di solito queste ruggini vanno via. Però il Napoli c'ha anche un altro vantaggio, che finalmente ha vissuto questa famosa settimana tipo, tanto invocata da Gattuso, e che molti come me avrebbero preferito non avere, perché avremmo avuto la gioia di giocare un altro turno in Europa e che non sarebbe dispiaciuto forse a nessuno. Però ha avuto questa settimana tipo, quindi adesso veramente può dimostrare la sua capacità nel preparare nei minimi particolari una sfida così importante. Ha invocato la settimana tipo, l'ha avuta, quindi mi aspetto contro il Milan una prestazione all'altezza di ciò che desiderano i tifosi e che comunque questa squadra può e deve fare a questo punto. Io penso che vincere con il Milan possa essere anche un trampolino di lancio per affrontare le altre due, sebbene la Juventus dopo l'eliminazione è una gara un po' proibitiva, però quella con il Milan è fondamentale anche per l'aspetto motivazionale, l'aspetto psicologico, l'entusiasmo che può generare una vittoria a San Siro. Quindi è forse la partita più importante delle tre. Ecco Giovanni, il Milan ovviamente galvanizzato anche dal punto contro lo United, che non vuole perdere ancora più terreno dalla capolista sì. Inter, che gioca ovviamente a San Siro, e il Napoli che dalla sua è focalizzata sull'impegno, ma ovviamente serve una gara perfetta per gli azzurri. Sì, anche perché il Milan che abbiamo visto a Manchester è un Milan che si è giocato una buona partita, ha dimostrato di essere in partita dal primo all'ultimo minuto, infatti è riuscito a raggiungere il pareggio proprio nei minuti di recupero. È una squadra che non avrà Ibrahimovic e nonostante questo è molto pericolosa. Diciamo che se fosse, io non faccio come sempre pronostici, non amo farli per quanto riguarda il Napoli, diciamo che se volessimo fare un discorso anche terra terra ma produttivo, bisognerebbe ricordarsi di come è andata la partita nel girone di andata, che purtroppo ci ha visto soccombere, direi malamente, dopo che avevamo un inizio di campionato
promettente, quella fu la partita che un po' sovvertì le situazioni. Per cui potrebbe anche darsi, e mi auguro che Mauro abbia ragione, che da questa partita si possa venire fuori con un risultato positivo e rilanciare delle ambizioni diverse, perché adesso, al di là di ogni cosa, sarebbe utile giocare in Champions, non solo per una questione di tipo economica, ma anche per una questione di tipo morale, per chiunque verrà, per chiunque dovrà rimboccarsi le maniche e ricostruire questa squadra, se il presidente deciderà di ricostruirla partendo dalla Champions, sarebbe sicuramente un dato molto più confortante. Non perché l'Europa League non sarebbe confortante, ma perché poi sappiamo che anche nella società l'Europa League viene vista come una coppa di riserva, cioè insomma una situazione non particolarmente come dire, brillante dal punto di vista dei risultati anche economici. No, posso dirti una cosa, Gianni? Scusami se ti interrompo. Però guarda, ovviamente io spero sempre di andare in Champions, perché quella è la competizione di maggior fascino, però nell'anno in cui rifondi, forse avere l'Europa League, non la Champions, si può aiutare, perché in Europa League puoi fare anche un certo turnover, considerando che vuoi affrontare avversari di una caratura inferiore. Quindi ti potrebbe aiutare sotto questo punto di vista quando vai a rifondare. Si gioca, come hai detto, giovedì. Sì, d'accordo, ma... giovedì, guarda, io ho fatto un'analisi guardando un po' quello che succedeva giocando di mercoledì e quello che succede di giovedì. Le squadre che giocano il giovedì generalmente hanno molta difficoltà nel turno italiano, ma non soltanto. Però considera una cosa, considera però un aspetto importante l'anno prossimo. L'anno prossimo non ci sarà, almeno si spera, questo calendario così ingolfato, quindi alla fine avrai molte settimane per recuperare pure questo tipo di stress psicologico. Però proprio secondo me, quando vai a rifondare, è un conto che tu vai in Champions dove al 99% almeno due squadre sono forti e la terza è complicata. Invece se vai a giocare in Europa League, al contrario, al 99% becchi squadre abbordabili e potresti far ruotare comunque i giocatori e diciamo avere una ripartenza, perché Napoli comunque deve ripartire. In linea di principio hai ragione, sì. Però ti faccio anche questa osservazione. Sappiamo che proprio in società l'Europa League viene considerata... No, questa hai ragione, questa hai ragione. Addirittura mi ricordo l'anno di Sarri, fu abbandonata. Fu volutamente abbandonata. Anche per i tifosi c'è proprio un fascino diverso. Sicuramente, ovviamente. Innanzitutto voglio chiarire, non è che voglio fare l'Europa League, voglio fare la Champions, cioè. Quindi che sia ben chiaro. No, era solo ragionamento, era solo una... Io ti inverto il ragionamento, no? Cioè, partire con una rifondazione, immaginiamo che vadano via dei giocatori che hanno fatto anche un po' la storia, se vogliamo, del Napoli in questi anni, e che vengano fuori 7-8 giocatori diversi. E comunque magari anche qualche giovane non esperto in campo internazionale, partecipare al girone di Champions di primo anno potrebbe anche essere un qualcosa quasi di formativo, potrebbe anche essere un modo di anticipare una preparazione. Assunzione di responsabilità. No, nel discorso che facevi proprio tu, che dici se si fa una progettualità e si dice quest'anno cerchiamo di fare questo, l'anno prossimo e tra 3 anni poi cerchiamo di puntare veramente al vertice, certo. Quindi partecipare alla Champions potrebbe essere un modo, come dire, per confrontarsi con un calcio più avanti e quindi averne dei benefici. Stiamo parlando sempre nel campo di supposizioni. Certo. Infatti tornando al discorso che più ci interessa, quando riguarda la gara con il Milan, una cosa ci dobbiamo augurare, che l'Inter vinca anche con il Torino, perché non sia mai dovesse perdere a Torino. Io credo che il Milan possa avere uno stimolo maggiore, un agonismo maggiore, perché potrebbe rivedere un'altra volta l'Inter nel mirino. Quindi sì, come no. Auguriamoci, mi dispiace per il Torino perché è una squadra alla quale voglio bene, che comunque ha fatto la storia del calcio per tante cose, però se dovesse vincere l'Inter è un conto, se dovesse perdere il Milan forse affronterebbe la gara con il Napoli in maniera totalmente diversa. Viceversa, con una vittoria dell'Inter, quindi capirebbe che pur vincendo con il Napoli cambierebbe poco e nulla, magari potrebbe avere un piccolo rilassamento, almeno una cosa che ci auguriamo tutti.
Quindi l'unica cosa che veramente non deve accadere è che nel pomeriggio il Torino non batta l'Inter. No, questo discorso che fai è giustissimo, anche perché poi loro potrebbero puntare a quel punto all'Europa League, pensare alla partita di ritorno, che bravo. È vero che sono in vantaggio per il gol di trasferta, ma il Manchester è sempre in Manchester, se la giocherà, è sempre in Manchester, se la giocherà, per cui potrebbe darsi che il Milan, non avendo più davanti l'obiettivo campionato, pensando a quella partita, potrebbe avere meno interesse a giocarla con Napoli. Ma alla fine, Mauro, tu sai, come me abbiamo un'età per cui ne abbiamo viste tante. Alla fine dipende sempre da come si va in campo. No, beh, dipenderà dal Napoli, come il Napoli entrerà in campo. Io invito tutti a guardare, perché adesso questa cosa ci viene data con maggiori particolari. Prima non si vedeva. Oggi si vedono le squadre entrare in campo, no? Perché si vedono gli arbitri, poi entra una squadra, poi entra l'altra. Io guardo attentamente quando sfila il Napoli e guardo le facce. So soprattutto chi guardi, sì, tu. Guardo la faccia di tutti. Soprattutto uno. Sì, ma non posso farne a meno, perché poi tra l'altro lui è il capitano, è il primo, è quello che va a centrocampo a scambiarsi il gagliardetto, a salutarsi con gli altri. E lo vedo sempre molto sorridente. E io invece ritengo, guarda, racconto questo episodio in pochi secondi. Quando a Napoli gli comprò Savoldi, c'era mister 2 miliardi, insomma, no? E il Napoli di Vinicio, che aveva fatto tanto bene, viene Savoldi, tutti dicono adesso il Napoli vince lo scudetto. Vinicio non voleva Savoldi, Vinicio voleva un altro giocatore e voleva che rimanesse Clerici. Ferlaino gli vendette Clerici, perché lo diede al Bologna nel cambio. Vabbè, comunque, quando venne Savoldi a Napoli, io andavo alla partita un po' per servizio, un po' no, e in certe occasioni andavo con un mio zio, insomma, il quale diceva, mi guardava e diceva: Giovanni, ma tu hai visto quello che fa? Quello ogni volta che c'è uno scontro, alza l'avversario, gli dà le pacche sulla spalla, dice... Durante la prima e durante la partita tu l'avversario lo devi guardare come un nemico che devi possibilmente calpestare. Poi alla fine della partita ti abbracci, ti baci, ti stendi la mano. Guardate, questa sembra una cosa stupida, ma non è così, perché vi invito a guardare i giocatori di altre squadre, per esempio tipo la Juventus. La Juventus non entra mai in campo, oggi è diverso perché anche lì c'è un passaggio di generazioni di senatori, perché le difficoltà della Juventus sono le difficoltà difensive, sì. Cioè Bonucci, Chiellini non sono più quelli di una volta. La fine di un'era. Quando entravano nel pieno della forza non guardavano in faccia a nessuno, cioè erano giocatori che praticamente c'è Chiellini che ancora oggi, ma anche dalla panchina, fa si finta fanno di sentire, ti fa fallo, ti fa male e poi fa finta di venire a guardarti, ma lui sa che ha fatto fallo e ti ha fatto male, ha provato a intimorirti, lui lo sa, lui lo fa apposta per intimorire. Come no? Leggiamoci anche la 27esima giornata, così un pronostico, lo sai, te lo faccio sempre fare, almeno uno è prova, esatto, quello è d'obbligo. Si sono giocate oggi Lazio, Crotone, Atalanta, Spezia, poi nella giornata di domani Sassuolo, Verona, Benevento, Fiorentina, Genoa, Udinese, invece domenica lunch match Bologna, Sampdoria, ancora alle 15 Torino, Inter, Parma, Roma, alle 18 Cagliari, Juventus e poi Milan, Napoli, ovviamente alle 20 e 45, quindi Giovanni a te spetta il Benevento, pronostico del Benevento. Esatto. Allora, è un match point per il Benevento. L'altra volta con il Verona l'hanno sbagliato, ma mi sento abbastanza tranquillo nel dire che questa volta non lo falleranno. Perché ti assumi le tue responsabilità in diretta, quindi già ti stanno registrando. Una volta che sono caduto nel tuo trappolone, me le assumo. Voglio dire questo perché ho visto che il Benevento ha un animus pugnandi, ha una scarsezza tecnica per certi versi, certo. Ha pochi cambi di livello
però l'animo di giocarsela la partita ce l'ha. Ha un'identità ben precisa. Bisognerà vedere anche questo argentino giovane che ha rotto il ghiaccio alla Spezia. Gaic, se magari si conferma, anche perché non si sa se giocherà dall'inizio luglio o tornerà in campo la Padula e poi lo alternerà, o magari giocherà insieme alla Padula, insomma, bisognerà vedere. Comunque con la Fiorentina il Benevento a questo punto deve mettere il punto, perché questo significherebbe veramente staccare un mezzo biglietto per la permanenza in Serie A. Anche perché vincendo pure questa seconda gara avrebbe un vantaggio negli scontri diretti proprio con la Fiorentina. Importante. Quindi che alla fine potrebbe avere anche il suo peso, perché quest'anno la classifica è abbastanza corta. Certo. E anche squadre tipo il Bologna o anche il Genoa che sembrano sulla strada della salvezza, basta una sconfitta, vengono risucchiate un'altra volta. Genova, quindi sono 5 partite che Genova non vince più. Mamma mia, quindi, insomma, una brutta situazione. Mauro, chi può fare la differenza per il Napoli a Milano? Domanda difficile. Guarda, anche se non mi piace Di Cosimhen. Ah, che ha fatto bene poi contro no, il perché, Bologna, è tornato perché bene. Perché mi aspetto che il suo movimento, la sua voglia di dimostrare... Ti aspetti che giocheremo in difesa allora? Ma purtroppo quella è l'andazzo che ha preso ormai Gattuso, quindi Osimhen dovrebbe essere l'arma vincente, ma se quella è l'idea tattica, sì. Giustamente Osimhen è quello che è dovrebbe essere il riferimento, dovrebbe essere il maggior pericolo per il Milan, ammesso che Milan però ti concede gli spazi. Certo. Ovviamente. Però anche se il suo fatto di essere veloce, di pressare, di coprire un'ampia fetta di campo, io credo che Osimhen potrebbe dare una mano anche a Insigne, a Politano, a liberarsi alla conclusione, comunque essere pericolosi, quindi vedo in lui il punto forte del Napoli contro il Milan, anche perché lo vedo volenteroso, lo voglio dimostrare, poi questo gol che ha segnato gli ha dato anche forse un poco di convinzione, di morale, anche un poco di serenità, perché non c'ha l'ansia di segnare a tutti i costi. Certo, non è un pronostico, questo non è un ha pronostico. Ha detto Insigne, no, quello io volevo sottolineare. Sì, dico, io adesso sto per dire, non è un pronostico. Non è un pronostico, ma Lozano che dovrebbe essere arruolato non giocherà sicuramente all'inizio perché però non ha la partita, ma se dovesse entrare gli ultimi 20-30 minuti con un Milan magari un po' stanco per la partita di Coppa, con la sua velocità potrebbe essere Insigne proprio Milan. Niente, non lo vuoi proprio no, considerare. No, io Insigne, guarda, Insigne lo considero al tal punto che dico pubblicamente, dico, se lui si mette a disposizione della squadra, come può fare? Perché lui più che tentare il gol, lui in certe occasioni deve farlo, certo, ma non ripetitivamente. Lui è l'unico in grado, lui e Zielinski, di lanciare bene i nostri attaccanti. Quindi se giochiamo come diceva Mauro, ed è possibile che ormai aver assunto questa forma di giocare partendo da dietro e quindi cercare il contropiede, cercare la velocità, se giochiamo così uno come Insigne può rappresentare la variabile, perché può lanciare Osimhen, che poi abbiamo visto sulla velocità, certo, non teme sì, confronti. Certo. Però io mi auguro che Lozano rimanga in banchina tutta la partita. Non per non recuperare sei d'accordo. Un po', certo. No, rimango che se rimane in banchina. Bene. Sì. Se rimane in banchina tutta la partita vuol dire che. Non che capito. Vuol dire che il risultato in quel momento ci sorride. Quindi auguriamoci che Lozano non entri proprio. No, io invece pensavo, scusi, in ogni caso, anche se andava la mia battuta. Anche se andava bene, io pensavo che comunque farli ruotare, perché poi 3 partite in 8 giorni. No, però attenzione, se le cose vanno bene, meglio non entra, perché Lozano è diffidato. Quindi esatto. Mi auguro che non sia necessario l'ingresso in campo di Lozano, così almeno con la Juventus è sicuro che gioca. Doppia possibilità. Anche perché sappiamo bene quando ci sono i diffidati e poi abbiamo la Juventus dopo, che come cresce la probabilità però del guarda, cartellino giallo. Però guarda, una volta tanto non voglio fare un pronostico, ma mi voglio un po' sbilanciare. Io penso che quella partita di Torino possa essere una partita nella quale il Napoli, anche in questo caso, come per il Milan che abbiamo perso in casa, quella è una partita simbolo per quello che è successo attorno a quella partita. Certo. Quindi, avendo perso la finale di Supercoppa, avendo vinto in casa il campionato, io quella partita me la andrei a giocare con una tranquillità estrema. D'accordissimo su questo. Ed è probabile che proprio giocandosela con tranquillità si possa tirar fuori qualcosa dal cappello. Speriamo, mi è piaciuto questo tuo ottimismo finale, quindi benissimo così, noi lo speriamo ovviamente. Grazie mille, in primis, Mauro Guerrera, grazie. Grazie a te Alessia e un saluto a tutti.
Grazie mille Giovanni. Grazie, grazie a tutti, grazie a Mauro, è stata una simpatica e bella chiacchierata. È vero, sempre una bellissima chiacchierata e noi vi aspettiamo venerdì prossimo, come sempre, prima Serie A qui su Teleprima. Buona serata.